Samantha Lucetti è una donna di quell'età di mezzo nella quale i problemi si fanno più chiari, più semplici, e contemporaneamente però le soluzioni si fanno più difficili da applicare, perché la vita ci zavorra sempre e ci trattiene a quello a cui siamo abituati. E lei è abituata al suo albergo di famiglia, dove è nata ed è cresciuta, che gestisce insieme a suo marito Umberto, che tutto sommato la rispetta, anche se poi l'amore è una cosa molto diversa. E lei si sente come se volesse prendere un treno e andare via verso una vita nuova. Però le sembra sempre di stare in una stazione dove i treni non ce ne sono più, una stazione deserta. Fino a che un giorno incontra un uomo, Valerio Di Fredi, e le sembra d'improvviso che quel treno che stava aspettando sia finalmente arrivato.